Buonasera a tutti. Lo scorso anno magari qualcheduno di voi c'era alla presentazione della serata di Piero Mozzi. Avevamo promesso che l'avremmo fatta qui all'aperto, perché così tutti erano seduti e avevano la possibilità di colloquiare con Piero Mozzi. E l'abbiamo mantenuto perché così ci siamo riusciti. Il tempo ci ha dato una mano, perché la settimana scorsa a un concerto qui dentro c'erano 14 gradi, stasera ce n'è qualcheduno in più, perciò abbiamo avuto anche un po' di fortuna. E credo che un grazie a Piero, perché ormai è tradizione il venerdì dopo Ferragosto di riuscire a fare un incontro con lui, e la vostra partecipazione è sintomatica del fatto che qualcosa di buono ci racconta e sicuramente qualcosa che serve anche. A me non c'è ancora riuscito, ma l'ho detto lo scorso anno, non c'è, ci sta provando e ogni settimana e ogni sabato che ci incontriamo, però prima o dopo sono convinto che ci riuscirà. Perciò lascio sicuramente a Piero la parola, ringraziandolo da parte dell'amministrazione perché così tanta gente ha un dibattito su temi importanti come questi, non è facile averlo, perciò è merito, solo merito suo. Grazie e un benvenuto a tutti quelli che hanno raggiunto Bobbio, che vengono da magari molto lontano, perciò grazie e buona serata. La parola a Piero. Va bene, vi ringrazio vivamente, mi fa molto piacere di essere qua in questo posto stupendo che è pieno di tanti miei ricordi dell'infanzia, di quando ero giovane, e mi fa piacere soprattutto per la presenza stasera di persone che mi accompagnano spesso, ecco, in questi miei discorsi sulla salute, sulla prevenzione, sulla cura della salute con metodi naturali. Ho qui a me di fianco Antonella Barogno, che è la conduttrice, di tante tantissime trasmissioni di medicina, non sono quelle che facciamo insieme, ma quelle che lei fa anche su tanti tipi di medicine, proprio l'emittente Telecolor, credo che sia una dei rarissimi esempi in Italia di come si possa fare dell'ottima TV, ecco, informando e dando la possibilità a tanti tipi di medicina di esporre le proprie tesi, di esporre le proprie tesi. E poi qua c'è Esther Mozzi, che è mia figlia, che insieme a Gianfranco Negri sono gli autori del libro Le ricette del dottor Mozzi, che è un libro di ricette che si è avvalso anche dell'aiuto di altre persone, di Anna Negri, di Martino Mozzi, di Velio Trombetti, insomma di un'equipe che ha messo insieme questo volume di ricette, che ho accompagnato da stupende foto, che ha avuto veramente un successo, che è andato al di là di ogni aspettativa. E niente, come dicevo, sono proprio molto emozionato stasera per essere qua dentro, perché qua ci ho passato tanti anni della mia giovinezza. Perché quelle erano le finestre delle scuole elementari, e noi guardavamo con tanta invidia quelle che erano più grandi di noi, che venivano qua, che c'erano le scuole medie, e poi là dalle scuole, praticamente ogni finestra corrispondeva a una classe, prima, seconda, terza e quarta, la quinta no, perché forse la quinta dava di là, ecco, quindi prima, e poi qua c'erano le scuole medie, questa che adesso... ma io sono emigrato giù in pianura e quindi non ho avuto modo di fare le superiori qua. Invece questa era la palestra, che adesso invece è diventato un posto stupendo, restaurato benissimo, dove vengono effettuate delle mostre, e questo qua era praticamente il paradiso del nostro insegnante di ginnastica, che non so se stasera è qui con noi, eccolo qua, Roberto, mamma mia, Roberto Ballerini,
strepitoso insegnante di ginnastica. Mi ha insegnato a salire sulla pertica e sulla corda, che poi le salivo come uno scoiattolo, ed è veramente questo posto, che un posto che per me sarà sempre, fino a che scampo, farà sempre parte della mia essenza, insomma. Quindi stasera parleremo della sindrome metabolica. Adesso magari ci sediamo, se no, se dobbiamo stare sempre in piedi va a finire che alla fine crolliamo, e vediamo cosa si può fare. Io espongo un attimo le cose essenziali, in modo che poi diamo spazio alle domande, perché alla fine credo che molti di voi siano venuti proprio per porre domande e quesiti. Quando facciamo le trasmissioni, quando Antonella conduce Box Salute, arrivano sempre tantissime richieste di colloquiare, di porre quesiti, insomma, e però non a tutti si riesce a dare la risposta. E qua invece, in questi incontri, ci sono dei momenti che sono stupendi, perché in tantissimi, vediamo di non fare troppo tardi, perché come al solito voleva finire che superiamo mezzanotte, vediamo finché ce la facciamo, vediamo di dare risposte, sperando che siano il più possibile esaurienti. Va bene. Sì, ci seguiamo. Dai, cedo a te un po' il microfono, dai. Allora, buonasera, io mi presento per chi non mi conosce, e sono qui a fianco di Piero Mozzi, del dottor Mozzi, e sono Antonella Baronio, una giornalista di televisione privata lombarda, che è Telecolor, che a fianco a Prima Rete, l'altra emittente del gruppo, si occupa, come diceva Piero nella presentazione, si occupa prevalentemente di informazione e di medicina, di salute quindi. Così proprio in questo percorso, in questo lungo viaggio mio personale, che dura da circa 20-23 anni nel campo della medicina, ho incrociato la mia vita con quella del dottor Piero Mozzi, e per me questa sera è veramente una grande emozione. Sono abituata alle folle come il dottor Mozzi, perché noi lavoriamo di solito negli studi televisivi, che sono molto raccolti, molto intimi. E quindi l'emozione di essere qui con il pubblico in diretta e di essere qui al fianco del dottor Piero, che io ritengo uno dei medici più bravi, uno dei medici migliori che ho incontrato, e ne ho incontrati tantissimi, devo dire la verità, alcuni anche molto validi, ma anche e soprattutto Piero è una persona speciale dal punto di vista umano. Penso che chi ha avuto un contatto con lui è un po' burbero, magari un po' ruvido, un po' brusco, però è sicuramente una persona fuori dal comune, per la sua bontà, per il suo stile di vita. A me ha insegnato moltissimo, non solo mi è servito per capire molte cose della mia salute e di quella dei miei familiari, ma soprattutto mi piace questa sua impronta di sobrietà a ogni gesto, ogni azione della vita. Ecco, questa è stata la sua lezione principale. Poi devo dire la verità, quando l'ho incontrato la prima volta in uno studio televisivo, ma avevo già fatto realizzare un servizio da una collega per vedere dove si muoveva, in quale luogo abitava, e poi penso che tutti voi abbiate più o meno visto, incrociato il luogo dove lui abita, dove si muove, che sono le Mogliazze qui sopra Bobbio. Quindi ho capito che era una persona, un medico al di fuori dal comune. E Piero, possiamo dirgli, il primo incontro è stato devastante, perché, e se lo conoscete, se siete qui, lo sapete che non è semplice accettare fin dall'inizio le sue idee, le sue teorie, e soprattutto la sua medicina, che si basa sì sulla natura, ma sul rapporto salute-alimentazione. E siccome l'alimentazione, il cibo, la nutrizione è la cosa, diciamo, principale, più comune della nostra vita, dobbiamo renderci conto che è anche il contatto più frequente con sostanze che possono farci bene e farci male. Quindi, quando per la prima volta Piero ha detto dagli studi televisivi che il latte ci poteva creare grandissimi problemi, che era responsabile di gravissime malattie, e quando poi ha iniziato a parlare degli effetti negativi del glutine, che è presente in moltissimi cereali, soprattutto in quelli di uso più comune, parlo del frumento, che è la base prevalente della dieta di tutti noi,
Beh, devo dire la verità che non solo ci siamo sentiti un po' preoccupati, ma soprattutto abbiamo avuto vita difficile nei mesi, negli anni successivi, perché ovviamente una televisione commerciale deve, soprattutto una televisione privata, una piccola televisione, deve intessere rapporti anche commerciali, anche con i produttori di formaggio, con i consorzi, con i salumifici, con le panetterie, le fornerie, i ristoranti. Le parole di Mozzi ci hanno scosso moltissimo ed era anche una voce unica, veramente era come un predicatore nel deserto all'epoca, parlo di 7-8 anni fa, per cui molti lo hanno scambiato per una persona stravagante, che incuriosiva, che destava attenzione, ma che comunque era sicuramente discutibile, forse troppo problematico. Nel tempo, soprattutto negli ultimi 2 anni, sentiamo ripetere, dire le cose che diceva il dottor Mozzi tanto tempo fa da grandi luminari. Oggi non c'è nutrizionista che non metta in guardia sull'abuso del latte e dei latticini. Oggi, se andate in qualunque supermercato o negozio, trovate ovunque sugli scaffali alimenti senza glutine. È esplosa un po' questa mania del glutine ed è anche più facile rintracciare appunto prodotti che ne sono privi. Quindi le cose che ci diceva Piero, e soprattutto la cosa fondamentale, che noi ci possiamo fare del bene, ma soprattutto fare del male ogni giorno, ogni momento della giornata, portando alla bocca un alimento che non è adatto al nostro sistema immunitario. Ecco, ad esempio, la storia dei gruppi sanguigni all'inizio ci sembrava una grande stupidaggine. Oggi sappiamo, proprio da persone che si occupano del sistema immunitario, che è verissimo, che non siamo tutti precisi, che il nostro sistema immunitario è molto molto arcaico, è molto legato proprio alle prime generazioni apparse sulla Terra, e quindi noi non siamo così lontani dai nostri avi, ma in realtà negli ultimi 50 anni la nostra alimentazione è cambiata in maniera drastica. Ora io non voglio più parlare tanto, togliere spazio al dottor Mozzi che vuole affrontare questa sera un argomento importantissimo, ma voglio dire un'ultima cosa. Quando sempre anche dai nostri schermi, e forse un piccolo merito, ecco, le nostre televisioni l'hanno avuto, di divulgare un po' e quindi di allargare un pochino gli orizzonti della conoscenza di questo straordinario personaggio. Tra parentesi, non è vero che nessuno è profeta in patria, mi pare che qui sia molto amato il dottor Mozzi, anzi ho visto che l'amministrazione, il sindaco in persona, ha veramente, come posso dire, ha aperto questa serata in maniera con degli elogi, quindi mi fa tanto piacere. Niente, l'ultima cosa che volevo accennare è che Piero, ancora in tempi, diciamo così, non sospetti, è stato il primo a dire: attenzione, non è vero che l'età media è così allargata. Oggi ci parlano della prospettiva di vita fino a 100-120 anni, forse avete sentito anche voi, avete letto oncologi che vanno per la maggiore, che ci mettono in guardia su alcune cose, però ci dicono: potrete campare fino oltre i 100 anni benissimo, grazie alla nuova medicina, grazie alle continue scoperte in campo medico. Piero invece è stato tra i primi a dire: attenzione, le nuove generazioni avranno meno salute delle vecchie. Dico bene, Piero? Lo hai detto più volte, scuotendoci un po', perché quando ci parla dei nostri figli, dei nostri nipoti, sicuramente ci tocca sul vivo, perché la salute dei nostri cari forse c'è più a cuore ancora della nostra. Ed ha ragione Piero, ancora una volta, il dottor Mozzi ha visto lontano e lungimirante. Se andremo avanti così, e quindi ci innestiamo all'argomento di oggi, la sindrome metabolica, perché di metabolismo ne parlano tutti, ma in termini, diciamo così, ipocalorici, in termini di diete dimagranti, quasi fosse una caldaia dove buttiamo dentro delle calorie che sono date dal cibo, le bruciamo e la storia finisce lì. Invece è un discorso complicatissimo, estremamente sofisticato, quello del metabolismo. E quindi, come scoprirete questa sera, ancora una volta, il cibo, quello che noi, la scelta che noi compiamo ogni giorno, dalla colazione alla cena o allo spuntino prima di andare a letto, bene,
Questa è sicuramente la scelta più difficile, più complicata che noi facciamo, e le malattie non vengono, ahimè, dal cielo, non sono calate dall'altro, ce le costruiamo ogni giorno dalla nostra vita, fin dall'infanzia, fin dallo svezzamento o dall'allattamento. Detto questo, io vi ringrazio per la partecipazione e fin da ora richiediamo non solo la vostra attenzione ma anche le vostre curiosità, quindi una partecipazione attiva. Un po' quello che facciamo negli studi quando chiediamo le telefonate, poi Piero non riusciamo mai a esaudirle perché ne arrivano troppe, lui vuole rispondere in maniera approfondita, fa le sue interviste, quindi si risponde solo a una decina di persone, massimo 15. Stasera invece cercheremo di accontentare più persone, alzate la mano perché questa sera abbiamo non solo il fotografo personale del dottor Mozzi che è qui sul palco, ma abbiamo veramente anche altre persone che sono impegnate nelle riprese televisive e ci hanno suggerito di lavorare così, per alzata di mano. Se vi prenotate ci darete il tempo di fare giungere da voi il microfono, la telecamera, e quindi il tutto verrà ripreso e avrà una sua funzione in questa documentazione di una serata che mi auguro molto bella e molto utile. Grazie Piero, ti voglio molto bene. Vabbè, ringrazio vivamente Antonella che è venuta espressamente per questa serata ad affrontare il pubblico in diretta, che è una cosa stupenda. Credo che le emozioni che danno vedere le persone direttamente e sentire la voce diretta, le domande, anche quelle che possono poi essere scomode, perché così ci si rende conto che quando si fanno le trasmissioni televisive sono trasmissioni proprio direttissime, senza nessun filtro, e come avviene appunto qua stasera, dove ognuno di voi è libero di fare le domande che vuole, certamente nel rispetto dei tempi, nel rispetto delle persone. Allora, veniamo al dunque, al discorso di questa sera, all'argomento di questa sera, ossia la sindrome metabolica. Quando c'è in ballo la parola sindrome, qua si va nei termini quasi un po' oscuri e nei termini che fanno un po' paura. Ma sindrome è una parola che ha origine dal greco antico, che vuol dire null'altro che un qualcosa che concorre insieme. Deriva dall'unione delle due parole syn, che vuol dire con o insieme, e l'altro dromo, che vuol dire corro. Quindi qualcosa che corre insieme, infatti dromo lo si trova nelle parole autodromo, velodromo, ecco, cose ipodromo, ecco, dove c'è qualcuno che corre, prima ci si mette l'elemento che corre e poi dietro la parola dromo che vuol dire correre. Quindi sindromo, correre insieme, qualcosa che concorre a fare cosa? A costituire una patologia. Quindi più elementi, più patologie che concorrono insieme per formarne una più grande, più vasta e tutto sommato anche meno controllabile. Questa fino a pochi decenni fa, anche se una patologia che magari già era stata catalogata prima degli anni 50, però poi ha trovato un più grosso riscontro a partire dagli anni 70 e soprattutto dagli anni 80 e 90. E ci si è trovati, insomma, con persone che presentavano vari elementi patologici. Poi qua non stiamo a disquisire come se fossimo a un congresso medico. Io sono sempre una persona che cerca di andare al sodo e di mettermi proprio a livello delle persone che hanno bisogno di capire. Sindrome metabolica vuol dire che il metabolismo non funziona più bene. Che il metabolismo, che è tutto quell'insieme dei meccanismi che determina la nostra attività fisica, ossia che noi introduciamo delle sostanze che poi vengono trasformate, ossia vengono metabolizzate per produrre energia, ma anche per costituire tutte le nostre varie parti, ecco, per costituire i muscoli, per costituire i vari liquidi, per costituire il grasso, per costituire i capelli, tutto qua. Questo è l'insieme del metabolismo. E questa sindrome metabolica, quando a un certo punto il metabolismo va per suo conto, non segue più
non segue più delle regole ben precise, perché ogni essere vivente, che sia del regno animale o vegetale, che siano degli